Le associazioni dei ristoratori ormai in ginocchio dopo tanti mesi di chiusura organizzano la marcia su Roma, appuntamento il 13 aprile. Troppe imbarcazioni fatiscenti e relitti ormai inutilizzabili lungo i porticcioli acesi, disposta alla bonifica entro 30 giorni. Il percorso ciclopedonale di Acireale, posto nel vecchio tracciato della ferrovia, al centro di un incontro tra amministrazione comunale e associazione Carapace. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale parleremo anche di ZES, zone economiche speciali, dove rientra l'area artigianale di Acireale. In arrivo agevolazioni in termini di credito d'imposta e costo del lavoro. Nuova sede intanto da oggi per il mercato settimanale di Giarre. Ad Acireale invece si discute su come rivalutare l'area mercatale di Piazza Marconi. Stamane l'incontro promosso dal GAL Terre di Aci. Calcio, due recuperi disputati ieri nel girone I di Serie D, i derby calabresi tra Castrovilla del Roccella e tra San Luca e Cittanovese. Questo è altro all'interno del nostro giornale, ma in primo piano il grido dei ristoratori siciliani ormai allo stremo, ristoratori che si dicono pronti a riaprire le proprie attività. Le associazioni di Catania e Giarre si danno appuntamento a Roma, si dicono pronti, come dicevamo, a riaprire. Sono pronti a scendere in piazza per ribadire il proprio dissenso. I ristoratori ormai allo stremo, sempre più vicini alla disubbidienza civile e dunque alla riapertura del proprio locale. Segnali giungono da tutte le grandi città italiane, da nord a sud. A Catania è il movimento dei ristoratori siciliani indipendenti a farsi sentire. Movimento a cui hanno aderito alcuni imprenditori acesi, rappresentati da Roberto Tudisco. I ristoratori siciliani indipendenti hanno detto basta, perché non si può assistere a un discorso di tutto aperto, assembramenti ovunque, in tutte le città, i negozi aperti, le multinazionali aperte, i mercati aperti e noi chiusi e noi sempre chiusi. Il virus sale, il virus provoca morti e queste persone dovrebbero essere anche indagati per strage, perché si vede che non stanno sapendo gestire questa pandemia e hanno cercato di dare la colpa a noi ristoratori. La colpa non è nostra, noi siamo delle vittime di questo governo che ci ha tenuto all'elemosina, nemmeno ci sta dando più l'elemosina e ci sta facendo fallire, molti sono già falliti. Il giorno 13 andremo a Roma, tutti in massa da tutta Italia, siamo in collegamento con tante movimenti come i nostri, perché noi siamo dei movimenti di ristoratori, bar, pizzerie, ci sono anche le partite IVA, non ci riconosciamo più con le vecchie associazioni di categoria che non ci hanno sostenuto, che non hanno fatto nulla per noi, quindi le rifiutiamo e forse magari sono a favore dei delivery. Quindi noi chiediamo e mandiamo all'appello tutti per giorno 13 andare a Roma, ci stiamo organizzando, abbiamo un sacco di chat nostre, abbiamo una pagina pubblica, chi vuole aderire basta che aderisca ai ristoratori siciliani indipendenti per quello che riguarda la Sicilia, Catania, la provincia e le città limitrofe. Venti di protesta arrivano anche da Giarre, dove i ristoratori dell'Associazione Ionica non nascondono la propria rabbia e la forte delusione per il silenzio assordante da parte delle istituzioni locali, regionali e nazionali. È evidente, riferiscono, che nonostante la nostra chiusura il contagio sia aumentato. Non sono bastati i tavoli distanziati, la sanificazione, i plexiglass. I locali, a dispetto delle scuole, delle metropolitane, degli uffici, delle banche, dei negozi, restano chiusi. A tal proposito sentiamo l'intervista rilasciata al Gazzettino Online dal presidente dell'Associazione Ionica Gianluca Emanuele. Siamo alla stessa situazione di prima, con situazioni peggiori. I problemi con i padroni di casa iniziano ad aumentare, questo ve lo posso garantire io, e purtroppo questa stasi, questo apri e chiudi ci ha portato solo a danneggiarci. Tant'è vero che abbiamo deciso in qualche modo di accentuare questa protesta e di aumentarle. Si parla di andare a Roma, come vi dicevo nell'ultima intervista. Giorno 13 molto probabilmente si partirà per Roma.
E intanto questa mattina è arrivata la proposta di UGL Catania alla Regione, che chiede un intervento urgente relativo cambio di rotta sulla chiusura dei negozi all'interno dei centri commerciali nel weekend, intervenendo anche sulla chiusura delle attività di somministrazione. Abbiamo appurato, si legge nella nota, che la chiusura dei centri commerciali non solo ha provocato uno spostamento di persone in altri luoghi, ma di fatto ha penalizzato soltanto le attività presenti all'interno dei centri commerciali. Allo stesso tempo ci sembra assurda l'idea che le attività di somministrazione debbano chiudere i battenti alle ore 18. Estendendo l'orario almeno fino al tramonto, si darà la possibilità di fruire di questi locali nel migliore dei modi. Ci sembra corretto che la Sicilia dia un segnale di speranza verso una concreta riapertura definitiva di bar e ristoranti che rispettano i protocolli e che sono in ginocchio. In Sicilia intanto sono 998 i nuovi casi di coronavirus, 215 in più rispetto a ieri, ma con un numero molto più alto di test effettuati, circa 25.000 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività infatti scende dal 6,6 al 3,9%. I decessi sono 16, i guariti 88, 40 persone in più ricoverate. Picco di contagi a Palermo e Catania. Tentato omicidio a Catania, il 52enne Biagio Di Grazia è stato centrato da un colpo di pistola alla testa davanti alla porta di casa sua ieri sera nel popoloso rione di Monte Po. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Garibaldi, dove i medici hanno definito gravi le sue condizioni. In passato era stato denunciato per reati contro il patrimonio, indaga la polizia di Catania. Serio incidente stradale invece ieri sera, poco dopo le 19, a Riposto, in via Ercole Donato. Un giovane è attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania. Avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote, una moto di grossa cilindrata, battendo con violenza la testa a terra. Tempestivo l'intervento del 118, tutta la dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione da parte della polizia locale di Riposto. Torniamo ad Acireale, troppe imbarcazioni fatiscenti e materiale vario abbandonato nei porticcioli acesi della Riviera dei Limoni. I controlli del personale dell'ufficio locale marittimo hanno fatto emergere un elevato abusivismo, disposta la bonifica dei luoghi. Da Pozzillo a Capomulini, i porti del litorale della Riviera dei Limoni di Acireale sono costellati da presenze che costituiscono una fonte non solamente di degrado per l'accumulo di rifiuti, ma anche per possibili ripercussioni sulla sicurezza fisica, anche a livello igienico-sanitario, di quanti hanno modo di frequentare questi luoghi demaniali, sovente per svolgere un'attività lavorativa. Il personale dell'ufficio marittimo locale, con sede a Santa Tecla, e quelli dell'assessorato comunale Ecologia e Ambiente hanno compiuto, su input della Guardia Costiera, una serie di sopralluoghi attraverso cui sono state rilevate, un po' ovunque, diversi relitti ormai inutilizzabili e accessori di vario genere, come reti, ombrelloni, corde, ormeggi, nonché attrezzature per la pesca, il tutto abbandonato in area demaniale in condizioni di fatiscenza. L'intera Riviera dei Limoni, da Capomulini a Santa Maria la Scala, da Santa Tecla a Stazio e Pozzillo, è stata passata a setaccio, riscontrando così un elevato abusivismo, che ha portato all'emissione di un'ordinanza finalizzata a sgomberare i luoghi citati dalle presenze non autorizzate, al fine di ridare decoro e sicurezza ai vari approdi. Per alcune delle imbarcazioni ormai non è più neanche possibile risalire ai proprietari, talmente sono mal ridotte. 30 giorni il periodo di tempo concesso ai proprietari o ai relativi fruitori per pervenire alla rimozione di barche e materiale vario riscontrato. La Capitaneria di Porto sta provvedendo a porre appositi avvisi nelle aree in questione, oltre poi in ogni singolo natante abbandonato o non in regola e ancora sui vari materiali presenti. Decorsi 30 giorni, in assenza di riscontro, si procederà alla rimozione coatta. A seconda dei casi, i relitti saranno smaltiti sotto forma di rifiuti, oppure, nel caso di natanti con residua possibilità di utilizzo, custoditi e rilasciati dietro il pagamento della multa e del rimborso spese di rimozione. La zona artigianale di Acireale tra le zone economiche speciali che possono ottenere delle agevolazioni sia sotto forma di credito d'imposta che sul costo del lavoro. Un'opportunità da cogliere, afferma il sindaco Stefano Alì.
A Cireale, tra i 39 comuni interessati dalla costituzione della zona economica speciale, si tratta di zone geograficamente delimitate e identificate che possono essere un potenziale economico per lo sviluppo del territorio. E proprio la zona artigianale ricade tra le ZES istituite con un decreto del 2018, mentre con un ultimo decreto è stata istituita la segreteria di supporto ai commissari delle zone economiche speciali, consultabili sul sito dell'Agenzia per la coesione territoriale. Le imprese che intendono avviare una nuova attività possono usufruire di uno sgravio fiscale sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% dell'imposta sul reddito generato. Stesse agevolazioni sono previste sul costo del lavoro, mantenendo il personale assunto per un periodo di almeno 10 anni. Una grande opportunità, secondo il sindaco Stefano Alì. Chi impianterà un'attività nell'area artigianale di Acireale avrà a disposizione dei vantaggi significativi in termini di risparmio fiscale fino al 50% degli investimenti, ma anche in termini di costo del lavoro, che è una delle voci principali di un'attività imprenditoriale, e quindi sicuramente è un'opportunità per il nostro territorio che spero che gli imprenditori vogliano utilizzare. Chiaro che è importante avere un riscontro col proprio commercialista per come agire. Già sono state pubblicate anche le forme in cui la modulistica da utilizzare per ottenere queste agevolazioni. Le imprese interessate all'avvio di nuove attività all'interno delle ZES devono inviare domanda all'Agenzia delle Entrate, verificando i dati catastali della propria impresa con i dati delle particelle delle aree ricadenti nelle singole ZES. La Confindustria Catania, dal suo canto, ha messo a disposizione tutti i contatti per chiedere ulteriori informazioni. Si può contattare il numero 095 719 4016 o inviare un'email alla responsabile dell'area economica Confindustria Catania, Patrizia Leanza, pleanza@confindustriact.it. La misura, operativa dal 1 aprile, oltre a Cireale, interessa altri comuni quali Belpasso, Caltagirone, Militello Val di Catania, Mineo, Paternò, Scordia, Vizzini, l'area portuale, retroportuale, aeroportuale e l'area industriale di Pantano d'Arci. Un arresto a San Giovanni La Punta, arrestato per associazione mafiosa un affiliato dei Mussi di Figurinia. I carabinieri della stazione locale hanno dato esecuzione ad un ordine per la carcerazione emessa dall'ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica di Catania nei confronti del 42enne Santo Giuseppe Gerbino del posto. L'uomo dovrà espiare una pena di 2 anni, 6 mesi e 6 giorni di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso, con riferimento al periodo che va tra il febbraio del 99 e il novembre del 2013. L'uomo è stato associato al carcere catanese di Bicocca. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, tra poco. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Spettacoli, documentari, trasmissioni e speciali. Partite di calcio, momenti di festa, manifestazioni. Il nostro passato attraverso gli eventi. Come eravamo? Tutti i sabato sera in prima serata ore 21:10, in replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. Il Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la Biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. È ora di reinventare il futuro e muoverci in modo diverso. Con nuovo Opel Mokka niente sarà più come prima. Less normal,
More Mokka. Nuovo Opel Mokka. Benzina, diesel o 100% elettrico. Da 199 euro al mese solo con scelta Opel. TAN 595, TAG 748. Info su opel.it. L'energia di domani è Opel. Simply Electric. Concessionaria Opel Gidauto. A Riposto, sulla strada statale 114, chilometro 70,78. E a Catania, in via Vitaliano Brancati. L'antico sapore del pane. Da 20 anni mettiamo nelle vostre tavole pane lievitato naturalmente e cotto nel forno a pietra. Ci siamo specializzati nella produzione di pane con farina di Kamut, ai 5 cereali di segale, azimo, integrale, farro e timilia. Inoltre produciamo giornalmente ottimi prodotti di pasticceria e biscottificio, dolci del periodo, paste di ogni genere e torte per qualunque occasione. E per un veloce break, colazione, tavola calda, schiacciate, pizze a pala, secca o tradizionale. L'antico sapore del pane. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 192 e in via Santi Elena e Costantino 65. Ad Aci Sant'Antonio, presso Conad Superstore, via Marchesana 50. OVS Kids, la ABC della moda per i più piccoli. Venite a scoprire tutti i colori della moda primavera e estate di OVS Kids. Giornaliero, sportivo, elegante o casual. Per i più piccoli c'è sempre la soluzione migliore. OVS Kids, dal Corrado doppio zero ai 14 anni. Centinaia di proposte con convenientissime promozioni da non perdere. OVS Kids, moda giovanissima. Ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 1416 e a Zafferana Etnea, in piazza Luigi Sturzo 123. OVS Kids, mi piace! Marchio Ottica e Fotografia Oxo, ad Acireale, in Corso Italia 18 A e B. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8.30, 20.30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Da sabato fino a venerdì prossimo, aperti anche la notte. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Adesso parliamo di ACE Greenway, la rete di associazioni locali acesi Carapaci, lo abbiamo detto qualche settimana fa, si fa avanti per la valorizzazione del percorso ciclopedonale di Acireale. Ieri interessante incontro con i vertici dell'amministrazione comunale. ACE Greenway, quale gestione? Il percorso ciclopedonale che sorge all'interno della timpa di Acireale è stato al centro di un incontro che i rappresentanti dell'amministrazione comunale, sindaco in testa, hanno avuto ieri con i responsabili dell'associazione Carapaci, un sodalizio acese composto da cittadini attivi e associazioni territoriali che, come abbiamo detto lo scorso mese di marzo, ha formulato una proposta di collaborazione all'amministrazione comunale per una piena valorizzazione del sentiero. Dopo il bando pubblicato dall'ente acese lo scorso novembre, che ha visto partecipare una sola società, poi esclusa per problemi burocratici, l'associazione Carapaci si è fatta avanti per avviare un rapporto di collaborazione, ovviamente ben diverso rispetto alle condizioni esposte nel suddetto bando di gara. E così ieri l'incontro, definito proficuo dall'assessore alla pianificazione e sviluppo del territorio, Carmelo Grasso. È stato, devo dire, un momento bello, molto partecipato, a cui eravamo presenti tutta la giunta e ovviamente in prima persona il sindaco e un gruppo di 30-40 persone che hanno proprio partecipato a questo incontro. E devo dire che questa idea, questa richiesta di collaborazione è ovviamente molto gradita. In questo caso è anche abbastanza semplice perché noi sappiamo l'appetibilità e la straordinarietà di questo percorso di Greenway, che è bellissimo dal punto di vista paesaggistico e naturalistico. Oggi c'è la possibilità di dialogare con questo gruppo di cittadini attivi e quindi ogni azione che possa consegnare un'opera alla città
e ogni azione di collaborazione nella fase di gestione non può che essere gradita e il ragionamento e i discorsi sono stati tutti in questa direzione, quindi sicuramente apprezzabili. Intanto il sentiero ciclopedonale prende, come dire, sempre più forma. A breve il collaudo e quindi la piena fruizione. Ho ricordato che questa è un'opera pubblica, quindi le opere pubbliche vanno definite e concluse. Oggi l'amministrazione farà l'ultimo adempimento che è a carico dell'amministrazione, cioè quello dell'allaccio della corrente elettrica nelle tre gallerie. Dopodiché bisogna attendere gli esiti dell'atto di collaudo, in questo caso un certificato di regolare esecuzione, quindi tutto l'iter amministrativo affinché l'opera possa essere consegnata alla città e possono concretizzarsi questi accordi di collaborazione con le associazioni e con tutta la cittadinanza attiva. Ci spostiamo a Giarre, nuova sede per il mercato settimanale. Da oggi il mercato del giovedì trasloca nella nuova area mercatale di via Carlo Sada a Giarre. Il mercato occuperà l'intera bretella di via Federico Sciacca e che si estende per oltre 500 metri. Si tratta di una zona facilmente raggiungibile, lontana dal centro urbano, tuttavia in possesso dei requisiti necessari per la funzione assegnata, a cominciare dalla possibilità di parcheggiare a ridosso del mercato settimanale e la capienza degli stand commerciali. La chiusura del tratto di via Sada Tutti giovedì, peraltro, non incide sul sistema di mobilità, trattandosi di un asse viario con flussi veicolari molto ridotti. Finalmente, commenta il sindaco Angelo Danna, il mercato settimanale del giovedì sarà trasferito in un'altra area più consona, di cui si ragiona da tanti anni, rispondente a migliori requisiti di sicurezza ed idoneità sia per gli operatori commerciali che per gli acquirenti. Nel contempo sarà possibile utilizzare la via Federico II di Svevia H24 e per tutti i giorni quale strada di forte afflusso veicolare e importante via di fuga in caso di emergenza. Ulteriori interventi di miglioramento saranno possibili anche con i suggerimenti dei venditori e della clientela. E ringrazio i vari consiglieri, assessori e funzionari comunali che hanno seguito la tematica per addivenire ad una soluzione ottimale. Da Giarre a Via Grande parliamo di scuole. Il sindaco Francesco Leonardi rende noto che è stata completata la pensilina realizzata all'ingresso delle scuole elementari, un intervento atteso che rientra nel più ampio quadro dei lavori compiuti per migliorare la fruibilità dei plessi scolastici. La copertura, afferma il sindaco, consentirà di offrire riparo dalla pioggia, agevolando anche le operazioni di uscita dal plesso. Nel corso di un anno scolastico contrassegnato dall'emergenza Covid, abbiamo la consapevolezza di non aver lesinato sforzi e impegno, portando a termine significativi lavori a vantaggio dei vari plessi scolastici. Solo pochi giorni fa, ricorda ancora Leonardi, è partito il cantiere per la realizzazione del centro sportivo di via Sapienza e in tema di edilizia scolastica è il caso di ricordare pure che a fine settembre è stato consegnato il riammodernato plesso di via Mazzini. Ad Aci Catena tiene banco ancora il caso delle cosiddette bollette pazze. Probabilmente in seguito a queste bollette pazze recapitate nelle passate settimane a circa 600 residenti del comune, lo scorso 24 marzo si è costituito il comitato promotore per l'acqua bene sociale, per l'equità e per un servizio idrico efficiente. Promossa una prima assemblea aperta in programma domani sera alle 18:30, nel corso della quale si procederà alla ratifica dell'elezione del presidente Daniela Anna Catania, all'approvazione dello statuto del comitato e l'elezione degli organismi direttivi. Come vedete, parliamo dell'assemblea costituente del comitato promotore Acqua Bene Comune, per l'acqua come bene sociale, per l'equità, per un servizio idrico ed efficiente.
Si è concluso ad Acireale il corso di formazione per genitori dal titolo La gestione dei comportamenti problematici a casa, promosso dal servizio di psicologia scolastica che opera in seno all'assessorato pubblica istruzione retto da Palmina Fraschilla nell'ambito dei servizi per l'inclusione scolastica. Un'idea innovativa per il territorio acese, quello di mettere insieme il terzo settore, l'ente locale, per creare uno spazio virtuale di incontro destinato ai genitori che spesso si sentono soli e non supportati adeguatamente nel fronteggiare i comportamenti problematici dei loro figli con disabilità. Oltre 20 i partecipanti al corso di formazione. Adesso ci fermiamo, spazio alla pubblicità, a tra poco. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Stasera al teatro. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Da Adicem Brico c'è. Vieni a scoprire l'assortimento e la convenienza su ferramenta con duplica chiavi, colori con tintometria per ottenere la tinta che desideri, elettricità termoidraulica. Adicem Brico, via Giacomo Matteotti 55, circonvallazione ACI Sant'Antonio. Oggi nel settore colori 10% di sconto alla cassa. Aspiratore soffiatore cenere elettrico a 44,50 €. Poltrona Maiorca e Crew o marrone a 26,90 €. Da Adicem Brico, la convenienza c'è. Per info 095 22 713 00. Circonvallazione ACI Sant'Antonio. Leotta Ceramiche, storia d'arredi da oltre 50 anni. Leotta Ceramiche, da sempre solo prodotti di alta qualità per arredare e rendere più confortevole la tua casa. Oggi abbiamo ampliato il settore dell'arredo casa, offrendo oltre a ceramiche, rubinetterie e sanitari, parquet, tendaggi, tessuti, carte da parati, infissi e porte. Ci trovi in via Sclafani, a 500 metri dal casello autostradale di Acireale. Aperti dal lunedì al sabato. Leotta Ceramiche, la tua casa è il nostro orgoglio. Prime emozioni ora vi aspetta nel nuovo store di via Salvatore Vigo 116 a Cireale. Tante grandi firme per piccole produzioni alla moda da 0 a 12 anni. Dutch, A&J, Puma, Paris Hilton, Milon, per di più, Blue Seven, Polo Club, Mac Illusion. Per le cerimonie, abiti anche personalizzati su misura per risolvere qualsiasi problema di taglia. Prime emozioni, dal corredino per neonato agli abiti da cerimonia. Nuovo store in via Salvatore Vigo 116 a Cireale. La moda in gioco. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione delle offerte in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelli 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805.
Progettazione e costruzione in fissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 50%. Legge 296/06. Vieni, ti aiuteremo a istruire la pratica. Inoltre produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione e costruzione in fissi. Ad Aci Reale, in via Guicciardini 7, zona Piazza Dante. Telefono 095 764 51 22. Puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comode rate. Come eravamo? Rassegna di eventi del passato. Sabato 10 aprile rivedremo Nuovo Cinema Tornatore, seconda edizione di Cine Nostrum tenutasi ad Aci Catena nell'estate del 2006. Nel salotto di Mario Patanè, due premi Oscar. Il regista Giuseppe Tornatore, a cui è dedicato il premio, e il compositore Ennio Morricone, autore di tantissime colonne sonore dei film di Tornatore. Come eravamo? Tutti sabato sera, in prima serata ore 21:10, in replica la domenica alle 16 e il martedì alle 23 su Etna Channel, canale 115 del digitale terrestre. Terza parte del nostro giornale. Come rivalutare l'area mercatale di Piazza Marconi ad Aci Reale? Questa mattina l'incontro al Palazzo di Città promosso dal GAL Terre di Aci. Un futuro diverso per Piazza Marconi, lo storico mercato della pescheria, infatti, come già annunciato, verrà riqualificato nell'ambito del programma di recupero delle piazze storiche della città, portato avanti dal GAL Terre di Aci. Il bando relativo, infatti, ha fatto registrare l'interesse di alcuni imprenditori, intenzionati a contribuire per dare una nuova veste a uno dei luoghi più vivaci del centro storico cittadino. Il GAL Terre di Aci, giorno 1 aprile, ha presentato il bando 7.2, che prevede la riqualificazione delle piazze storiche, ma anche la partecipazione del privato, quindi delle botteghe, dei proprietari delle botteghe che insistono nelle piazze storiche da riqualificare. L'obiettivo qual è? Quello di rivitalizzare dei contesti che attualmente magari mostrano declino o appunto necessitano di essere riqualificati per inserire nuove attività commerciali e per dare spazio a nuovi posti, diciamo, riqualificati per l'aggregazione dei giovani e della collettività. Abbiamo avuto in una manifestazione di interesse che abbiamo presentato qualche mese fa dei privati interessati al progetto a partecipare insieme al pubblico, quindi alla riqualificazione di Piazza Marconi, nello specifico ad Aci Reale, quindi per recuperare l'antico mercato del pesce, l'antica piazza appunto che ha una valenza storica, è stata realizzata nel 600, insiste in un comprensorio eccezionalmente di pregio, e quindi abbiamo avuto questa manifestazione di interesse da parte di quattro operatori che ci ha veramente reso felici, diciamo, di questa condivisione. L'incontro tra i commercianti interessati al piano di recupero della piazza e l'amministrazione cittadina si è svolta alla presenza dell'assessore al turismo Fabio Manciagli. Un incontro con i commercianti che hanno manifestato interesse a poter far parte di questo progetto appunto pubblico-privato. L'amministrazione comunale, guidata dal nostro sindaco Stefano Lì, fin dal primo giorno ha puntato su Piazza Marconi. Piazza Marconi è appunto una piazza storica per Aci Reale, e proprio su questo noi vogliamo accendere i riflettori per poter farla rivivere, per poterla abbellire, per poter far sì che in questa piazza si possa ritornare di nuovo a viverla, sia dal lato appunto dei commercianti, sia cercando di risviluppare un po' il mercato grazie anche alla creazione di showroom, ma sì appunto poterla far rivivere anche, perché no, la sera dai giovani, grazie anche alla creazione di nuove attività che possono sicuramente portare un grande fervore alla nostra città e a tutti gli acesi. Abbiamo dunque sentito sia il direttore del GAL Terre di Aci, la dottoressa Privitera, che l'assessore Manciagli per il comune su questa importante iniziativa che tende appunto a rivalutare la storica piazza di Aci Reale. Prenderanno il via domani, restiamo ad Aci Reale, le celebrazioni in onore di San Francesco di Paola, secondo il programma diramato dal rettore della chiesa omonima,
firma il canonico Don Mario Fresta. Alle 18.30 la recita del Santo Rosario, alle 19 l'apertura della cappella con la traslazione del venerato simulacro, a seguire la messa celebrata da Don Mario Fresta. Sabato alle 10 ancora il Santo Rosario, alle 10.30 la messa celebrata dal Cardinale Paolo Romeo, alle 19 poi la benedizione del Santo con la chiusura della cappella. Adesso lo sport, il calcio, due i recuperi disputati ieri relativi al campionato di Serie D Girone I. Vince il fattore campo nei recuperi giocatisi ieri nel girone I di Serie D. 0 punti e 0 gol per le squadre viaggianti. La Cittanovese superato 1-0 a San Luca, il Roccella battuto 2-0 a Castrovillari e sempre più solo in fondo alla classifica. Partita che interessava da vicino la Cireale, quella tra San Luca e Cittanovese, non solo perché l'11 di Infantino sarà avversario domenica allo stadio Ace Galatea dei ragazzi di De Sanso, ma anche perché con questo successo il San Luca, con ancora due gare da recuperare, si avvicina alla zona playoff. Parte forte il San Luca con una punizione pericolosa di Leveque salvato in corner da Latella. Rispondono gli ospiti con l'inzuccata di Dorato che si stampa sulla traversa e con Crucitti che chiama la risposta scuffia. Ma sull'altro fronte è la squadra di casa a trovare il colpo vincente. Corner con palla messa fuori dalla difesa di Infantino, la recupera al limite Fiumara che lascia partire una sassata imprendibile all'incrocio dei pali lontano. La Cittanovese accusa il colpo e il San Luca potrebbe dilagare. La traversa salva Latella, poi lo stesso numero 1 ospite deve distendersi per mandare in corner la solita punizione di Leveque. Ripresa ancora nel segno del San Luca con una mischia paurosa davanti a Latella, sbrogliata in qualche modo dalla difesa di Infantino. Poi ancora Latella è provvidenziale a respingere sulla schiacciata di testa di un attaccante avversario. Nel finale però viene fuori la Cittanovese, Crucitti chiama, scuffia, risponde, poi Napoletano in spaccata, manca l'occasione del pareggio. Finale nervoso con il tecnico ospite Infantino espulso che salterà quindi il ritorno ad Acireale. Punti salvezza in palio invece tra Castrovillari e Roccella, rossoneri più determinati con Bonanno che si fa respingere il tiro a botta sicura da Commisso, poi puntoriere di testa manda al lato di poco. La risposta della Roccella è un diagonale di Samache che non impensierisce il rizzitano. L'ultima occasione del primo tempo è per Bonanno su punizione, palla alta non di molto. Ripresa ancora con il Castrovillari alla ricerca del vantaggio, puntoriera tu per tu con Commisso spara alle stelle, poi però Bonanno si guadagna il calcio di rigore e lo realizza portando in vantaggio i Lupi del Pollino. Lo svantaggio non scuote il Roccella, anzi raddoppiano i padroni di casa con puntoriere che arriva in spaccata sul cross di Iela e a porta vuota fa 2-0. Poi gli ospiti restano anche in 10 per il fallo da ultimo uomo di De Carlo sullo scatenato Bonanno che vale il cartellino rosso e allora il Castrovilli arriva vicino al terzo gol ma Di Battista scheggia la traversa. Poi ancora Bonanno cerca la doppietta personale ma Commisso chiude la porta. Il successo non basta al Castrovillari per tirarsi fuori dalla zona playout, ma adesso la salvezza per i rossoneri è più vicina, lontana solo un punto. Andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Bel tempo per l'intera giornata, temperature in ribasso, 14 gradi la massima, 6 gradi la minima, i venti saranno moderati, il mare mosso. Grazie per essere stati con noi, vi diamo appuntamento a domani per una nuova edizione, un nuovo aggiornamento del nostro TG Reporter. Buon proseguimento di serata.